È veramente più unico che raro. Eccoci qui e benvenuti in questa nuova puntata. Come state? È da un po' che non ci si vede. Oggi andiamo a vedere l'assolo di un batterista che negli ultimi mesi, anni, sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. È impossibile che tu non lo conosca. È probabilmente uno dei batteristi giovani più talentuosi in circolazione ad oggi. Aspettate che tiro un po' indietro. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Grayson Necrutman. Allora, se non lo conosci, non ti preoccupare, però da oggi è impossibile non conoscerlo. Questo batterista penso che abbia neanche 20 anni. È diventato famosissimo tramite Instagram perché lui faceva le cover, penso le faccia ancora, di qualsiasi tipo di genere, con l'impugnatura tradizionale, con una tecnica, con un gusto allucinante, e ricorda molto Buddy Rich quando lo si guarda. Infatti lui è, diciamo che il suo idolo è Buddy Rich, poi adesso sta suonando nei Suicidal Tendencies, quindi se conosci la band, i Suicidal fanno hardcore. L'hanno suonato Eric Moore, Ronald Brunner, Thomas Pridgen e altri batteristi, e adesso c'è Grayson. Diciamo che è un po' una palestra per batteristi quella band lì. Comunque, bando alle ciance, adesso che ve l'ho un po' introdotto, andiamo a vedere direttamente una sua performance. Quindi, Grayson Necrutman, è un po' un scioglilingua il suo nome, ma andiamo a vedere una solo. Avevo visto quello della. Allora, il primo sarebbe bello, ma dura 13 minuti. Magari cerchiamo qualcosa di un po' più veloce. Eccolo qua, guarda. Drum solo, direi che 5 minuti sia più che perfetto. Non voglio appesantirvi, poi ovviamente se vi interessa approfondite il batterista in questione. Comunque, andiamo direttamente al video, allacciamoci le cinture. Ok. Come vedete, già traditional. Allora, vedete. Ok, stop un secondo perché poi mi dite che parlo sopra e ci mancherebbe. Come vedete, impostazione molto tradizionale: un tom, un timpano, una cassa e il rullante posizionato proprio un po' old school, come Buddy Rich. Traditional, seduto molto alto, pochissimi piatti, proprio giusto l'essenziale. E suoni molto molto vintage, diciamo, per un ragazzo così giovane. Scusate, ritorniamo al video. Cordatura jazz, sentite le note. Vero. Mi piace perché è molto libero nel suonare. Mi piace anche molto l'altezza del rullante, per me è perfetta così. Ecco, sulla postura avrei qualcosa da dire. Cosa gli vuoi dire? Ok. Ok, qua un po' sporcato, ma ci può stare a queste velocità. Sì. Ok, questo è molto la batteria. Ok.
passaggi velocissimi sui tom. Vi faccio notare un'altra cosa. Scusate, stop. Notate quando fa le rullate sul rullante, se ci fate caso, la mano sinistra, quella con la traditional, molte volte lui proprio la preme sulla pelle e con l'altra va a suonare, quindi riesce a dare anche delle tonalità, degli overtones diversi. È molto bella questa cosa qui, e anche proprio l'apertura delle mani quando suona i vari componenti della batteria. Fateci caso, perché a quell'età lì avere una consapevolezza del genere è allucinante. Torniamo al video. Ok, qua un po' di passaggi che ha già fatto. Mamma mia, peccato che c'è il ride in mezzo, non si vede tutta la mano. Guardate che belli questi passaggi con la sinistra. Suona da sotto il crash. Colpi singoli. Ok, qua si abbassa la dinamica. Ok, finisce qua. Sweetwater, ok. Allora ragazzi, cose da dire a caldo. Diciamo che Grayson lo conoscevo già, non sono, diciamo, il suo primo fan, nel senso che non sono aggiornatissimo su quello che fa tutti i giorni. So che suona appunto nei Suicidal, non lo seguo particolarmente, però ovviamente è nel mio mirino, come quello di praticamente tutti i batteristi ormai da un paio d'anni, perché questo video è di 2 anni fa, lui è un 2002, sono andato a cercare nel mentre, e che dire, per un ragazzo di 21 anni avere questo livello qui, poi qui ne aveva 20 in realtà, perché sono 2 anni fa, è veramente più unico che raro. E si nota sicuramente che lui ha un'influenza, lui penso sia di New York, si nota questa influenza jazz proprio lontano 10.000 km, proprio perché, come vi dicevo anche all'inizio del video, lui si ispira molto a Buddy Rich, a quei batteristi di quell'epoca, si vede sia nel suo suonato che anche proprio nel kit che ha. E lui è endorser della Pearl, infatti suonava la Pearl. E se proprio devo fare un appunto, come dicevo durante il video, che non apprezzo molto di lui, è la postura, che se me lo sento in cuffia non influisce minimamente su quello che sento, ovviamente, però la postura, diciamo che un po' come i batteristi della vecchia scuola, Buddy Rich compreso, non avevano una gran postura, probabilmente per una mancanza anche di conoscenze, di postura in generale. Quella è l'unica pecca che posso trovare in un batterista del genere, per il resto è allucinante, da mani nei capelli. Infatti adesso sta suonando anche con una band, per cui hanno suonato batteristi incredibili. Detto questo ragazzi, proverò a trascrivere qualcosa, come faccio sempre nei miei video, quindi se non mi conosci, nel mio canale puoi trovare molte trascrizioni, sono completamente gratuite, e non solo,
Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, attiva la campanella perché stanno arrivando e ci sono già moltissimi contenuti sul mondo della batteria, quindi se non mi conosci, io mi chiamo Riccardo Vandelli, sono un batterista e se ti va iscriviti al mio canale, vai un po' a vedere il lavoro che porto qui su YouTube. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!